Ho sempre dormito a dispetto di tutto. I racconti della guerra di Babbo, la notte della grande nevicata nel 53. Stanotte però non ho dormito. Sono Pier Batacchi, ho 17 anni e da quando sono nato abito a Grassina, un piccolo paese alle porte di Firenze. Qui la vita scorre tranquilla. Sono un ragazzo normale, sconosciuto ai più in paese. E mi stava proprio bene così. E allora, come ho fatto a cacciarmi in questa situazione? Ma io a settembre vado a lavorare dai mio zio e metto un po' di soldi da parte. Poi ci si può vedere. Poi non è vero che non faccio mai nulla. L'altro giorno, ad esempio, sono arrivato a Ponte a Greve. Addio, Piero. Oh, Sofia! E poi tanto la Sofia c'aveva ragione. Ma di che? C'aveva ragione, non faccio nulla. Ah, ven via Piero, ma che tu li da retta, andiamo. E c'ha ragione, sì, sto qua, ho passato tutta l'estate a Grassino. Devo trovare qualche stimolo, Johnny. Stimolo? Cioè, scusa, JSD. E che faceva alla mia età? Non so, dimmelo te. No, dimmelo te, non lo so io che faceva. Ah. Boh, non era il lettore americano. Sì, quello. Non è morto 3 anni fa. Sì, non so, lì garba alla Sofia, a me io lo conosco, ma sai, io il cinematografo non lo conosco bene. Oh, grande Pierino, allora che mi dici? Beh, che tu sei a fare qui? No, ma che l'è qui baccano? Ma lascia perdere, sono sempre soliti ragionandose assurde, la luna, dicevano che secondo loro l'uomo può andare sulla luna un giorno, dimmi te. Poi, dallo spazio alle cose di oggi, tipo, ragionavano, ma che uno può andare da Grassina a Panzano in meno di 4 ore a piedi? Ma si sono infervorati, si sono alzati, hanno scommesso i soldi, hanno cominciato a dire 10.000, 100.000. Sì, ma vedi, sono lì che ancora ragionano di questa cosa. Ah, guarda, se ti interessa, perché vedo che tu sei un ragazzo vispo, vedi lì c'è mio nonno e mio zio, vai a ragionare con loro. E senti che ti dica. Pierino, se te tu ce la fai a fare quella roba lì, entri nella storia del paese, io te lo dico, io te l'ho detto. E tu vinci anche a che sordina. Hai visto mai? Va buono. Tanto guarda. Ci si ritrova poi? Sì, io tanto mi trovi sempre qui. Quando un lavoro sono qui. E quando lavori? Mai. Ah. Vabbè. Ciao. Ciao Pierino. Grazie. I sordi. Fa un monte di sordi a sto cibo. Un paese funziona così. La piazza è il ritrovo di tutti. Lì si ragiona, si dibatte e si meleggiano gli altri. Però lì posso trovare quello che cerco. Un'occasione. Devo solo fidarmi delle persone giuste. Meno male ci sono Gino e suo nonno su cui contare. Tanto senti, un c'è versi che in 4 ore tu vada a Panzano, no, a piedi. Un c'è versi. D'altra parte, capito, quando uno può fare un po' di grande, ai decimo chilometro, sono belle 10 chilometri, arrivare a Panzano e ce n'è un altri 20. Per la strada ci sono io perché sono curioso, sì. Ci sono, ti guido, con l'orologio ti fa vedere l'ora, almeno ti carico anche un po', no? In ogni modo, te tu sei convinto di farcela? Sì.
e si scommette. Tu sei disposto a scommettere? Ti fa anche vedere, oh, vai lì, va a destra, va a sinistra. Mi chiamano la volpe. Perché? Mi oriento. Senti, ma sordi? I soldi ce l'ho io. Scegli a te? Certo che ce l'ho io. Ah. Per me tu puoi stare tranquillo. Con me tu puoi stare tranquillo. Però se un tu sei tranquillo e tu le vuoi né te, no. Io sono ancora più tranquillo. Tienle sì, vai. Oh, ma sei tranquillo? No. Questi sono sicuro o me? Cioè, se mai sicuro non si rivedano dopo. Che la sa fuori la scommessa? Ma che la sapete l'ultima? Vuole andare a piedi da Grassina a Panzano. A Panzano? In 4 ore. Non ce la fa. Ma con questo caldo? Agosto. No. Non ce la fa mica. Ma è la sua mamma che ne pensa? Secondo me lo sa. Dice forte davvero. Ma che va? A piedi o che va? A piedi. È la scommessa. Ma è che ma questo caldo ma lo fa? Che la fa? Mette piove? Con le scarpe da ginnastica o con le scarpe normali? Ma per me fanno anche scarpe. Che vuol dire? Fuori qua. Non c'è mezzo altro. In meno di altro da dire. Che gli hanno scommesso 10.000 lire. 10.000 lire. 10.000. Ogni giorno una nuova. Io guarda, che cardo figliamo su. Oh Piero, passo pure della scommessa, eh? Tu sei grande, io ti assicuro non avremmo fatta. Johnny, ma in dove è Panzano? Siamo ad agosto. Il caldo è sicuramente il nostro principale nemico. Però la partenza di mattina presto ci viene in aiuto. I primi chilometri sono subito in salita. Poi si potrebbe tagliare dai campi da golf del Lucolino. Sarebbe necessario, anzi fondamentale, arrivare a Strada in Chianti in meno di 1 ora e mezzo. Per cominciare bene. Poi da Chiocchio saliamo per Greve, anche se lì conosciamo meno il percorso. Lì andare a Panzano c'è una salita lì a Greve, che è una, guarda, una delle più ripide, che non sto nemmeno a dire. Sarebbe veramente fondamentale che tu arrivassi con una grande riserva di energie, perché lì il cardio si fa sentire. Roba da guarda da fa impallidire Bartali. Chiamate lì e Panzano. Piero, noi amici si è fatto una colletta e ti si è messo da parte 10.000 lire. Ecco. No ragazzi, mi sono preso un impegno, eh. Vada come vada, lo farò da solo. Mi è saltato in mente. Come fa ad andare da Grassina a Panzano a piedi in meno di 4 ore? Insomma, andrai. Oh Piero, onde tu va a quest'ora? Ma vado a pescare con Johnny. A pescare? Con questo cazzo? Sì, ma... E la canna ce l'hai? Me la presto. Sta attento. Va bene. Ciao! Ciao!
Possiamo far partire questa ragazza. Animo, dai. Dai, facciamo. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Che fa? Ma si è fermato. Allora è partito ora. Ma ce la dove arriva lui? Scommessa pazza. Andiamo a casa. Andiamo. Non tu va a quest'ora? Devo appanzare a piedi. Ho fatto una scommessa. 10.000 lire. Vai, te tu sei tutto grullo. Ciao. Ma dove sono gli altri? Begli amici, sì. Avranno fatto tardi ecco come raio ieri sera. E non si sono ancora rizzati dal letto. Pronto? Come? Piero è già partito? Ultimissima di Piero, allora. Domani no, dopodomani. Va bene? Sì, va bene, ma che sei sicuro? Sì, sto sicurissimo, sempre in piazza, però... No, domani. Dopodomani. Esatto. Stesso orario? Stesso orario. Però dopodomani. Grazie. Ciao. Via, ho capito, ci si vede in piazza allora. Vai, perfetto, ciao, dopo. Barcollo ma non mollo. Piero, eccoci! Ci siamo!
Quanto manca a Panzano? 15 km. Non erano 10 prima. Dai, dai, vai, vai, vai. E andiamo, Piero. Pronto, redazione del Fiorentino, buongiorno. No, scusi, puoi ripetere? Temo di non aver capito bene. A piedi da Grassina, eh? Sono Piero Batacchi, ho 17 anni e sto andando a piedi da Grassina a Panzano. Non so come andrà a finire questa scommessa e men che meno quello che mi riserverà in futuro. Però se mi guardo attorno, qualcosa l'ho imparata oggi. Non sono solo. Gentili ascoltatori, ci giunge un'ultima ora. Sulla strada chiantigiana si sta radunando una vera folla. Pare che un ragazzo si stia recando a piedi. E allora, vada come vada, quando sarò vecchio a questa giornata, ci ripenserò coi sorriso. Sky when the weather's fine.
and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return to 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee. È un è mia ma che la pensa il Dio? Dire della variante per andare a panza con quella farebbe prima va da retta Nini e c'è 42 anni arriva ai 2000 per me prima di 2000 la variante e ci si rammenterà quanti gli avranno fatto nel 2000 la ristruttura l'avranno riasfaltato 3 o 4 volte voi.